qual è la volontà appunto di lavorare costruttivamente a partire anche dalla possesso del territorio affinché le opposizioni di sinistra all'amministrazione, questo punto di centro e di centro-sinistra, evidentemente abbiano una rispondenza geografica del mondo e dell'amministrazione. Perché io credo fermamente che l'opposizione che hanno fatto, io sicuramente non vado in ansia della legislatura, l'opposizione che ha fatto massimo, che hanno fatto lista di volontà, quindi quella dei ministri e anche quella diciamo portata il suo nome, evidentemente si è fatta una posizione costruttiva e che molto spesso c'è anche una utilizzo della nostra maggioranza, sia stato, come dire, siamo stati soldi da ascoltarla. E quindi io credo che l'abbiamo lavorato bene su alcuni temi, per esempio la stabilizzazione dei pedali, e l'abbiamo fatto appunto a partire dal ruolo del Consiglio Comunale, più che evidentemente dal coinvolgimento della Giunta, attraverso la Commissione, attraverso gli strumenti appunto del Consiglio Comunale. Quindi io credo che noi dobbiamo ripartire da questo consesso confrontandoci molto tanto, e se evidentemente non eravamo d'accordo il giorno prima dell'elezione, perché oggi si trova un accordo con il Consiglio Comunale. Siamo, come dire, su posizioni alternative alla visione del mondo e della nostra società, anche a livello comunale, ma siamo anche consapevoli che nell'interesse della città ci debba essere un confronto franco e soprattutto in prospettiva della prossima tornata politica, se ci sarà tra 4 anni, evidentemente già tutti dovremo scegliere se è percorribile ancora la scelta del fronte unitario contro il centro-destra, che mi pare sia un avanzamento al di là delle dichiarazioni di Franceschini per qualunque risultato amministrativo, oppure evidentemente si tratterà di percorrere con, diciamo, due linee alternative per quanto riguarda il diritto alle valute e la sinistra, diciamo, radicale, ma anche io i premi navali sinistri, che è comunque stesso vedremo che era segretario del PD, che il PD è un soggetto di sinistra. Per cui in questo quadro, con questo augurio, questo Consiglio Comunale riesca a svolgere un ruolo propulsivo e di stimolo anche per quanto riguarda voi della Giunta, pure la chiarezza degli intenti e delle posizioni di cui posso intervenire. E domanda appunto, come dicevo in apertura, la stima da fare per un di massimo e anche l'auspicio che mi torni veramente a pensare a questa sua scelta che ha fatto la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, mi presento perché è il primo giorno in cui sono qui, sono, diciamo così, molto nuovo nella politica, sono Aaron Di Mulas, si dice così per precisione, e ho 28 anni, sono nato 28 anni fa e faccio l'impiegato alla Frobic Club San Francisco Calabria. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i cittadini che ci hanno permesso di essere presenti in consiglio, mi ha preso il 4,7 con un 8, come sta vedendo in diretta, veramente si prende l'occhio. E soprattutto voglio fare un ringraziamento personale a tutti i componenti del partito che mi hanno appoggiato e sostenuto in questo percorso e che avranno buon cuore di appoggiarmi anche in questa legislatura. Volevo anche fare un piccolo resoconto di ciò che noi vorremmo portare in questo consiglio. Questo consiglio noi vorremmo portare soprattutto il valore fondante del nostro partito, che sarebbe il rispetto delle regole, sia quelle scritte che quelle non scritte. Non per benismo, per moralismo, ma perché dove non vengono rispettate le regole o dove veramente vengono eluse dalla maggior parte della popolazione, vige la regola del più forte, del più fluente o del più furbo, quindi a discapito delle classi sociali più deboli, in questo caso del comune e della nazione. E questo è un po' il presupposto basilare che vorremmo portare. E vorremmo anche avviare, diciamo, un po' una rivoluzione culturale che sarebbe veramente rivoluzionaria, e cioè che far capire alla cittadinanza che il rispetto delle regole da parte di tutti la rende più libera, non cercare di fare furbi in qualche occasione, perché tutto si ritorce in sostanza contro le classi più deboli a vantaggio dei poteri forti. Quindi nel nostro piccolo, questo consiglio comunale, potremmo ottenere dei grandi risultati, cioè quelli di far riacquistare credibilità alla politica, che ormai viene vista dalla maggior parte della cittadinanza un po' come un luogo dove ognuno fa i propri interessi e quello del proprio gruppo, dove i meritevoli e i capaci vengono regolarmente messi in disparte a scapito di persone magari meno capaci, ma che potrebbero essere dei partiti o amici e influenti,
dove la disonestà a volte viene vista più come portatrice di clientele e non come un disonore per il partito che ospita figure compromesse. Questo discredito allontana i cittadini dalla democrazia, quindi la rende più debole, perché viene meno il controllo dei cittadini sull'attività che viene svolta dai governi locali e l'amministrazione anche a livello nazionale. Quando la democrazia si debolisce, automaticamente i poteri forti e le lobby acquistano maggior peso e ritorna un po', diciamo, alla nostalgia dell'uomo forte, quello che prende le decisioni per tutti, e i cittadini vengono deboliti del loro potere decisionale e dei loro diritti previsti dalla Costituzione. Quindi mi sono rimasto piacevolmente sorpreso quando il consigliere Baroncelli ha parlato di un maggior controllo del consiglio, maggiore importanza del consiglio comunale, mettendosi in contrapposizione con l'indirizzo nazionale del PDL che prevede meno poteri per il Parlamento e più poteri per il governo, perché viene poi visto il Parlamento come una massa di consaglia di perdi tempo, di perdi giorno, quando invece dovrebbero sviluppare il controllo che viene sviluppato qui. In questo consiglio noi abbiamo il compito fondamentale, che è quello di dimostrare la democrazia quando è veramente amministrata nel nome del popolo, porta giustizia sociale e sviluppo per la cittadinanza. La strada da fare sarà lunga, auguro buon lavoro a tutti, al Presidente e a tutta la Giunta. Grazie.